Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come realizzare i panini alle olive con lievito madre. Gli ingredienti che vi occorreranno saranno farina di grano duro, farina 00, olive denocciolate tagliate a pezzettini, malto, lievito madre, sale e acqua. Versate tutta l'acqua nel boccale. Azionate il bimby un minuto. 37 gradi, velocità 1. Unite la pasta madre a pezzi. Azionate il bimby 20 secondi. Non esageriamo. 20 secondi, velocità 5. Unite le farine. In malto, azionate il bimby 4 minuti, spiga, dal foro unite tutto il sale, oleate una terrina. E adagiate il composto, coprite con il proprio coperchio e lasciate in lievitazione fino al proprio raddoppio. Pulverizzate di farina il piano da lavoro, quindi trasferite tutto il vostro impasto. È morbidissimo. Lo allarghiamo con le mani, così. Lo utilizzate i guanti, quello che volete. Io sono a casa mia e faccio al solito mio. Successivamente lo stendiamo con l'aiuto di un mattarello, così. Dovete formare un rettangolo. Mettiamo tutte le olive. E poi li spingiamo bene. Quindi cosa facciamo? Arrotolate, così. È semplicissimo. Tagliate la pasta lo spessore di 5 cm, così, e li mettiamo a lievitare. Lasciamo lievitare per 30 minuti, chiusi, mi raccomando, tipo così. Fornate i panini nella pietra refrattaria bollente a 230 gradi per 30 minuti, forno statico. La pietra deve essere rovente, è macchiata, non è colpa mia, purtroppo non si toglie. E sotto mettiamo un pentolino di acqua bollente. A dopo per il risultato finale. Eccoli pronti, ne spezzo uno, vi faccio sentire la croccantezza, guardate la meraviglia. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, io vi lascio e alla prossima.